2.500 espositori e 270.000 visitatori, parte quest'anno il Salone del Mobile dei Record. È la manifestazione più importante a livello internazionale, ma soprattutto quella che più di ogni altra anima Milano, con centinaia di eventi sparsi per la città, mostre, presentazioni, inaugurazioni, cocktail, vernissage, dentro la fiera e nel fuorisalone. Incontriamo ora alcuni dei protagonisti del Salone del Mobile e vediamo quali sono le novità presentate alla nuova Fiera di Milano nel quartiere fieristico di Rho, progettata, manco a dirlo, da un grandissimo architetto, Massimiliano Fuxas. Per noi è un onore celebrare gli 80 anni di un'azienda storica come Cassina. Crediamo che questa mostra sia la celebrazione migliore e speriamo tra 80 anni di poterne fare un'altra. Ci aspettiamo di presentare l'azienda e i suoi prodotti in modo molto contemporaneo, perché c'è un grande lavoro di ricerca, di innovazione, di sviluppo dietro ai prodotti che presenteremo, e ci aspettiamo di andare avanti, di continuare a crescere così come tutte le nostre aziende stanno facendo fino ad oggi. Modo e design, soprattutto per quello che concerne il nostro stile di vita Versace, sono stati sempre due settori molto vicini. Infatti si può dire che lo stile Versace è stato sempre contaminato da quello che è il mondo dell'arte, e quindi per noi è qualcosa che appartiene decisamente al nostro stile. Polyform propone anche questo salone 2008 due case arredate con gusti diversi. Produciamo dalle cucine che esponiamo all'Eurocucina, mentre qui abbiamo sia la zona giorno che la zona notte, e per ultimo questi nuovi prodotti che sono gli imbottiti, che per Polyform è una novità. Anche quest'anno abbiamo lavorato con 5 designer, un designer francese con la nostra azienda Arthur Bonnet, un designer tedesco con l'azienda Rational e con 3 designer con l'azienda Snydero, Massimo Iosaghini con un prodotto decorativo di grande classe, una cucina disegnata con Lucio Orlandini in cui la luce è l'elemento fondante di questa cucina, il prodotto si chiama Starlight. La terza è un prodotto che abbiamo lanciato proprio in occasione di Eurocucina, disegnato da Giovanni Offredi, un prodotto su cui stiamo facendo l'intervista, un prodotto che io amo moltissimo perché mixa assieme l'utilizzo del legno in modo molto elegante, olmo americano, con l'acciaio e con nuovi materiali come i polimerici e i corean, che sono materiali che si sposano anche riscaldando un po' quello che è l'acciaio come materiale. Scavolini mi ha telefonato e ho cominciato questa linea di cucini ha fatto con vetro. E vetro è un materiale bellissimo per la cucina, per esempio, e io voglio fare una nuova tecnologia di fare decorazioni del vetro, perché io penso che la cucina, per esempio, è un posto di social experience. Quando c'è una festa, tutta la gente viene nella cucina sempre. So io penso che la cucina nell'ultimo 10 anni era un po' troppo serioso. Io non penso che la cucina debba essere serioso. Io penso che la cucina debba essere inspiring, di cooking, enjoying, drinking, celebrating. Se il buongiorno si vede dal mattino, direi che abbiamo avuto un inizio e i primi 3 mesi direi eccezionale. Già l'anno scorso avevamo avuto un 23-24% in più, sempre alla data. Quest'anno siamo al 34%. Abbiamo presentato il 90% pezzi nuovi, o magari anche qualcosa di rivisto, però è il 90% pezzi nuovi. Posso considerarmi un slow designer,
come lo slow food, faccio soltanto delle cose quando ho delle idee sul design, non riesco a fare variazioni commerciali della stessa idea. Poi naturalmente quando insegno sono un professore, quando dipingo sono un pittore e spero di mantenere sempre una buona qualità in tutte queste attività, insomma. Ho impiegato un po' a convincerlo perché tutti poi dopo con gli altri mi dicevano: ma cosa vuoi da me che io non ho mai disegnato? E spiegavo: ma questa è la ragione, perché vorrei produrre dei pezzi, anche con un po' di presunzione, diversi da tutti gli altri e che fossero riconoscibili nel bene e nel male un po' in tutto il mondo, diciamo. Abbiamo tanti prodotti, penso che siano disegnati da 8 design diversi. Questo è il tavolo di Antonio Citterio, come si vede con le gambe ripiegabili, le gambe fatte stampate di componente. Qua siamo davanti a questi vasi semplici, ma non così semplici. Abbiamo fatti assieme a Philip Stark. Papyrus, la creatività e la cura del dettaglio dei fratelli Burulek. I colori solari di Patricio Orchiola. Qui sono seduto sul divano che amo moltissimo, fatto da Piero Lissoni. 3 anni di lavoro con Alberto Meda. Uno stampo alveare, difficilissimo. Patricio Ren è un giovane designer che in questa sedia fa vedere tutta la sua eleganza. Questa è l'ultima creazione, è la prima volta che lavoriamo assieme a Tokujin, è un design giapponese che è assolutamente bravissimo e avrà un grande futuro. Beh, l'effetto del dollaro è stato sicuramente pesante, però devo dire che in compenso abbiamo avuto delle ottime aperture, per esempio in Canada, dove il dollaro canadese si comporta meglio del dollaro americano e di conseguenza anche nei paesi asiatici continuiamo a essere competitivi e il rapporto qualità-prezzo è comunque vincente. Le novità del Salone del Mobile sono diverse, ma sono fondamentalmente degli aggiustamenti domestici, quindi più disponibili per un mercato che magari è meno ricettivo di cose innovative. Di innovazione abbiamo fatto veramente questa poltrona di Jean Nouvel, che è derivata dal divano che abbiamo presentato lo scorso anno e che ci sta dando delle ottime soddisfazioni. I like this material because it's is more beautiful with the edge generally. So and I wanted to create the sofa and the armchair only with the leather. Generally all this furniture are very heavy. It's a must generally. I could like that also, but here I said I will do that with only with the skin. Quest'anno apriamo a New York e a Londra praticamente in contemporanea con Singapore. Di conseguenza abbiamo un'idea che nei prossimi anni si debba tendere a una mondializzazione dei nostri prodotti che è più diffusa oggi nell'ufficio, ma che riteniamo possa diventare la stessa cosa nella cucina e nella casa. Al Salone del Mobile. Ci vediamo il prossimo anno sempre su Panbianco TV.